Via Serucci, nel cuore di Smirrioni, è considerata una terra di frontiera sotto molti punti di vista, delinquenza, droga e un disagio sociale. Cosa ne pensano però i residenti, insomma, chi vive in Via Serucci? Giulio Massida, lei abita qui da una vita, quasi 40 Sì, anni. sono nato qua, cioè, più di 40 anni e grazie a Dio non ho avuto mai nessun tipo di problema, anche perché non ho sempre ragionato con la mia testa e mai con quella degli altri. Ho rispettato tutti e tutti mi rispettano. Non do fastidio a nessuno e nessuno mi dà fastidio. Questo, vabbè, è chiaro, può valere in qualunque contesto, anche magari il fatto di vivi e lascia vivere, però comunque c'è una situazione o più situazioni di degrado che da anni sono note in Via Serucci. Sì, io infatti, come dicevo prima, soprattutto il discorso degli stabili che abbiamo delle infiltrazioni d'acqua, abbiamo dei tetti che non hanno più i fluviali, abbiamo il problema anche dei parcheggi perché purtroppo il fine settimana quando vengono a fare le compre al mercato di Via Quirra entrano tutti a parcheggiare qua dentro e noi abbiamo difficoltà a trovare parcheggio. Da quello che lei sta dicendo, traspare una serie, meglio, dei problemi magari comuni a molti altri rioni, però qua in Via Serucci, nei fatti, c'era stato anche un intervento, una dichiarazione di Massimo Zedda di qualche mese fa, ovvero porteremo via, ma deve avere la delinquenza da Via Serucci. Ma guardi, delinquenza non, a me non risulta perché, ripeto, io non sono una di quelle persone, io mi ritengo un operaio perché faccio parte della classe operaia, vado a lavorare tutti i giorni e torno a casa. Magari c'è qualcuno che è più sfortunato, cioè meno fortunato come me, che purtroppo non ha lavoro e ha difficoltà economiche e magari si scelgono altre strade. Però, insomma, ognuno è libero di scegliere la propria strada, non sono io a decidere la vita degli altri. Ognuno fa le sue scelte e prende le sue strade. Quindi da residente che SOS siete di lanciare al comune, di sicuro a quanto pare non un SOS legato alla sicurezza, no? No, assolutamente. Un aiuto per, insomma, soprattutto il problema, ripeto, degli anziani che abitano all'ultimo piano e non possono uscire di casa perché hanno difficoltà, se stanno male bisogna pagare un'ambulanza, problemi dell'acqua che entra dentro, che filtra negli appartamenti, il problema dei parcheggi, insomma, altre cose. Non quindi un appello per più sicurezza. Ripeto, io mi sento sicuro qua in Via Serucci, sono nato, mi conoscono tutti e conosco tutti, rispetto tutti e non ho nessun tipo di problema.